tragedia questa mattina alla periferia di Reggio Emilia. Per cause ancora da accertare, un silos di acetilene nell'ex inceneritore Aire di Via dei Gonzaga a Sesso è esploso, uccidendo un operaio mentre erano in corso dei lavori nei pressi dell'impianto. La deflagrazione è avvenuta poco dopo le 8:30, a quanto si apprende non ci sarebbero altri feriti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per l'addetto non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti carabinieri e polizia, con la questura che procede per i rilievi assieme agli uomini della scientifica e della medicina del lavoro per chiarire i contorni della tragedia. Le denunce di infortunio sul lavoro, con esito mortale, presentate all'INAIL nei primi 6 mesi di quest'anno sono state 469, 4 in meno rispetto alle 473 dell'analogo periodo del 2017, aperta parentesi tonda 0,8%. I dati rilevati al 30 giugno hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 337 a 331. Mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono aumentati di 2 unità, da 136 a 138. Nei primi 6 mesi del 2018, si è registrato un aumento di 18 casi mortali, da 401 a 419, nella gestione industria e servizi, mentre in agricoltura i decessi denunciati sono stati 13 in meno, da 56 a 43, e nel conto stato 9 in meno, da 16 a 7. L'analisi territoriale evidenzia un incremento di 7 casi mortali nel nord-ovest, di 12 casi nel nord-est, e di 2 al centro. Diminuzioni si riscontrano, invece, al sud, aperta parentesi tonda 9 decessi, e nelle isole, aperta parentesi tonda 16. A livello regionale, spiccano i 16 casi in più del Veneto, da 43 a 59, e i 12 in più della Calabria, da 5 a 17. Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo, da 28 a 7, teatro nel gennaio 2017 delle tragedie di Rigopiano e Campo Felice, in Sicilia, da 42 a 25, e in Puglia, da 29 a 15. Il decremento rilevato nel confronto tra i primi 6 mesi del 2017 e del 2018 è legato alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati 9 in meno, da 427 a 418, mentre quella femminile ha registrato 5 casi in più, da 46 a 51. La diminuzione ha interessato solo le denunce dei lavoratori italiani, da 406 a 391, mentre quelle dei lavoratori stranieri sono aumentate di 11 unità, da 67 a 78. Dall'analisi per classi di età, emerge come una morte su due abbia coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni, per i quali si è registrato un incremento tra i due periodi di 31 casi, da 203 a 234. In diminuzione, invece, le denunce che hanno riguardano gli under 34, da 76 a 71, i lavoratori tra i 35 e i 49 anni, da 159 a 132, e gli over 65, da 35 a 32.
Nel primo semestre del 2018, si sono verificati 9 incidenti plurimi, ovvero eventi che hanno provocato la morte di almeno 2 lavoratori contemporaneamente, con 23 decessi, contro gli 8 incidenti plurimi del primo semestre 2017, che hanno provocato 28 decessi, 11 dei quali nella tragedia di Rigopiano.